iscritti al mio canale, eccoci con una nuova ricetta. Farò una ricettina salata, buonissima. Sono delle fettine di ceci con delle verdure coloratissime. Si possono mettere in mezzo a panini, in mezzo a una piadina, mangiare da sole, senza niente. Sono veramente versatili e buonissime. È un altro modo per mangiare la farina di ceci, che come sappiamo fa molto bene perché è molto proteica, ha un potere saziante, è ricca di carboidrati, però è molto... cioè io cercherò di farli in maniera molto light, sana. Vediamo cosa serve per realizzarla, per realizzarle. Allora, abbiamo bisogno di un misto di verdure, zucchinette e peperoni. Per vedere il procedimento, vediamo come si fanno. Tagliare a cubetti molto piccoli due peperoni, aggiungere 4-5 zucchinette sempre fatti piccolini, mettere il tutto in una padella aggiungendo olio, sale e peperoncino e far cucinare circa 45 minuti finché non risulti abbastanza asciutto. Questo è il risultato finale. Una cipolla medio grande, tagliata mi raccomando molto molto piccolina, perché non la andremo a cucinare insieme alle verdure, la metteremo a crudo e si friggerà insieme alle frittatine, quindi più piccola è meglio è. E poi una pastella di ceci che si prepara così: 300 g di farina di ceci. Alla farina di ceci aggiungiamo prima gli ingredienti secchi, cioè un cucchiaino di kerry, un cucchiaino di bicarbonato, un pizzico di sale, anche due pizzichi perché ovviamente la farina è il sapore, mica dobbiamo insaporire. E come liquidi abbiamo 300 g di latte e 150 d'acqua, potete fare anche o tutto latte o tutta acqua, io ho preferito mista, 300 di latte e 150 d'acqua. Aggiungere a poco, con la solita fossa andare mescolando. Si deve lavorare molto bene perché non ci devono essere assolutamente grumi. Controllare come di sale, se è il caso aggiungere di sale, e mettere in frigo almeno per un'ora. Più sta nel frigorifero, meglio è in questo caso per quanto riguarda la farina di ceci. Quindi da un'ora in poi. E poi estrarla dal frigorifero e poi vedremo dopo quello che dobbiamo fare. A dopo. Allora, sono passate circa 3 ore da quando ho messo la pastella in frigo. Adesso aggiungiamo alla nostra pastella, prima di andare a mettere le verdure e la cipolla, 2 cucchiai di lievito alimentare. Se non l'avete potete saltare questo passaggio, ci sta molto buono perché l'aromatizza ancora di più, però non è obbligatorio. Mescolare. Aggiungere alla nostra pastella le verdure. Potete anche usare altre verdure, le carote, le melanzane, quello che vi piace di più. Queste sono le verdure ideali, sia come colori che come sapori. Però potete anche mettere altro se magari... queste non le avete, anche il pomodoro, pomodorino. Mescolare. Aggiungere la cipolla. Amalgamare molto bene la pastella alle verdure.
Ok, appena avete ottenuto questo risultato andiamo a friggere. Allora, andiamo a friggere le nostre frittatine. Come al solito nella mia padella che non tradirò mai, vado a mettere un poco di olio. Io sto usando in questo caso l'olio di girasole. Come sapete io preferisco fare delle fritture leggere usando olio di girasole e olio di semi. Di soia. Potete anche usare l'olio d'oliva, benissimo. Anche a me capita di usarlo, però preferisco usare questi più leggeri. Viene una frittura un po' più leggera. Poi magari ne aggiungiamo altro nel modo di friggere. Per ora ho messo questo. Consiglio un fuoco medio-basso, non troppo alto, perché altrimenti le frittatine rimarranno crude all'interno. E appena l'olio è caldo, prepararsi un cucchiaio abbastanza grande e andiamo a prendere proprio una cucchiaiata di impasto, di composto, e lo andremo a mettere sull'olio. Allora, prendiamo, come vi ho detto, un cucchiaio proprio. Magari ci aiutiamo con un altro mestolo di qualsiasi tipo. Prendere un cucchiaio non è, dal momento che li mettete sull'olio non li toccate per almeno 5 minuti, così hanno il tempo di cucinare. Vengono proprio uguali alle frittatine di uovo, perché non si rompono. Vengono veramente buone, anche come colore proprio ci somigliano, perché la farina di ceci è giallina. A me piace farle di queste dimensioni, poi comunque è facoltativo, potete farle anche più piccoline e più grandi. Dopo circa 5-10 minuti girarle. Allora, ho girato le mie 4 frittatine. Vedete proprio, somigliano proprio alle frittatine, sembra uovo, è impressionante, sembra proprio quando si facevano le frittatine con delle patate, le patatine, e anche di sapore vengono buonissime. Altri 5-10 minuti e le andiamo a uscire. Le frittatine di ceci sono pronte. Io ho fatto una dose abbastanza, cioè ne ho fatte abbastanza, perché la mia idea è quella di conservarli durante la settimana, perché proprio sono delle, è una ricetta che può benissimo conservare in frigo e poi magari l'indomani riscaldarla in forno, metterla in mezzo a un panino, si può mangiare benissimo nei giorni a venire. Quindi voi potete benissimo, se magari volete fare di meno, anche dimezzare le dosi, quindi invece di 300 di farina farne 150, eccetera eccetera. Potete anche raddoppiarli, potete fare quello che volete. Quello che voglio dirvi è che si possono conservare per un po' di giorni. Il profumo che c'è per casa non si può spiegare, vengono veramente buone ed è proprio, cioè non è da non credere agli occhi come sembrano le frittatine di uovo proprio con le patatine, anche nel momento di friggerli. Poi non si aprono, non hanno bisogno né di fecola né di amidi, niente, perché già la farina di ceci lega bene con le verdure. Vi consiglio di farle, anche soprattutto se avete bimbi, è anche un modo per fare mangiare le verdure, e in mezzo al pane non si accorgeranno neanche che non si tratta di uovo ma di ceci, di farina di ceci. Questa è un'altra idea che spero che vi possa risultare utile. Spero che il video vi sia piaciuto e spero che li fate. Se li fate fatemelo sapere qui sotto nel box informazioni, anche per qualsiasi consiglio. Ripeto, ci sono delle varianti, potete usare anche delle altre tipi di verdure, fate un po' voi. Comunque, se volete chiedermi qualcosa sempre potete scrivere qui sotto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciate un pollice in su se vi è piaciuta questa ricetta. Ci vediamo alla prossima, ciao.